ragazza americana. Come te bene in capo e dai lo più. Tu fa l'americana, americana, americana. Sinna me che tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se vedi. Americana, asinati in Italia. Sinna me non ci sta niente fa. Ok, napolità. Tu vuoi fa l'America, tu vuoi fa l'America. Cittadini e di ospiti di Sabaudia, buonasera. Abbiamo la fortuna noi di presentare e voi di ascoltare questa sera una delle bande più prestigiose e famose a livello mondiale, la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri.
Buonasera a tutti. A nome dell'amministrazione di Sabaudia e della città di danza tutta, io saluto le autorità civili e militari presenti e in particolar modo la banda che ci ha onorato con il maestro Martinelli di questa serata bellissima e il nostro coro Annunziates Cantores con il maestro Belli. Siamo emozionati per aver visto questa piazza piena, piena di cittadini, ma soprattutto di musica, che è l'espressione più alta delle arti. La cosa che più mi ha colpita, devo dirlo, è il brano Sabaudia, perché in un paese che molti dicono nuovo e senza tradizioni, vediamo che in realtà ci sono tanti elementi che fanno di una storia unica di tutti noi. È per questo che a nome dell'amministrazione che rappresento mi impegno a far sì che questo brano venga acquisito dall'amministrazione come brano della città di Sabaudia. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri che ha curato l'organizzazione di questo evento e vorrei donare due piccoli pensieri alla banda e al maestro. Il primo è il nostro crest, il secondo è una pubblicazione che è stata fatta negli ultimi mesi dell'amministrazione del commissario Quarto e che ancora non è stata presentata, quindi la prima copia viene consegnata al maestro Martinelli e ha come titolo I primi passi, Sabaudia dal 33 al 45, curata dalla dottoressa Daniela Castagna. E io spero che l'evento di questa sera sia uno dei primi passi di una proficua collaborazione futura tra l'amministrazione di Sabaudia e la banda dei Carabinieri. Quindi cercherò di estorcere, come mio solito, di nuovo la loro presenza. Loro sono impegnati in tutto il mondo e quindi per Sabaudia è un onore ospitarli. Grazie. La presenza di un pubblico così bello, così caldo, testimonia ancora una volta il valore che viene rivolto ai Carabinieri da parte della cittadinanza e per noi è un motivo di orgoglio. Grazie. Ovviamente la nostra storia è un po' più recente. Passo la parola al generale Mosca che ha organizzato l'evento. Con la collaborazione ovviamente dell'amministrazione, del comune, della cittadinanza e di una serie di ditte qui locali che voglio ringraziare affettuosamente perché sono stati quanto mai spontanei nel fornire la loro preziosissima e qualificatissima collaborazione. Io spesso andavo in sala musica con Corradi, è stata ingaggiata all'ultimo secondo, però è stata veramente straordinaria. Un piccolo pensiero e un foulard dell'Arma dei Carabinieri, sperando che lo porterai anche, voglio dire, ricordandoti di questa serata. E poi al maresciallo Violini, che è stato mio appunto diretto collaboratore, una
è il simbolo dell'arma dei carabinieri, lo sai bene, è il cappellone dell'arma in cristallo. Grazie, complimenti.